Adesso stiamo andando a ritirare a piedi come dei veri pezzenti. Vabbè, in realtà sono due passi, un'altra supercar, e questo è l'inizio della nuova puntata di Affari a Quattro Ruote Italia speciale Audi Q7S da zero a mito. Trasformeremo quella... i video che sono dimagrito? Dai, la gente non gliene fotte un cazzo. Porca puttana. Guarda, la moto seria. E praticamente adesso andremo a ritirare questo bolide a quattro ruote che avete intravisto nella città. Vedete la più vicina? Invece no, perché siamo al Troni di via Pistoiese. Troni non ci sono paragoni. Esatto, e oh, siamo no, quasi quello. Ci vediamo dopo per i difetti, per elencare tutti i difetti di questa macchinetta. Allora, rieccoci, siamo tornati da Franco lì, qui, per ritirare il Q7. Adesso vabbè, andremo a fare un super iper lavaggio con i controfiocchi, però dobbiamo aspettare quella mezz'oretta che arrivi il figliolo di lì, qui, per fare le volture. Batteria a terra ovviamente. Vai, vai, insisti, insisti che sei un ganzo. Insisti, insisti che questo è un bolide, riparte. No, no, ma ce la fa anche la mia, cazzo, che era morta praticamente a forza di girare la chiave. Vedi? Visto? Visto? Che vuol dire? La qualità e la potenza è nulla senza il controllo. Supremazia tecnologica tedesca. Vedi, vedi che vuol dire? La mettiamo all'ombra perché ovviamente non voglio cuocerci. Sai quando è venuto a chiedere? È venuto quando non c'è più lì. Sì, lui è come i bambini. La gente, no, se come non c'è più lì, la gente che la entra, sì. Entra, dov'è la cusetta? Dov'è? Ma è venduto. Ci vuole, io devo venire. Ormai c'è cazzo, ormai stai lì. Quante vendite avresti potuto fare? Ma che cazzo dici? Ora cominciamo con l'elencare i primi difettucci estetici di questa macchina. I cerchi, vedi come fanno schifo qua, verranno sostituiti e rivenduti. Vedi questi cerchi, forse rimane solo il cosino, ma non credo, perché questo qua va solo su questo cerchio qui. Comunque questi cerchiacci da 15, da bambini, verranno tolti. Probabilmente ci terremo il cosino blu, che bellino. Poi, andando avanti, verrà tolto questo qui, la mia bimba a bordo. Questi adesivi, queste cazzate verranno tolte. Come vedi qui, tutto tinteggiato. E poi sarà come morire. Poi, allora, sostanzialmente, vabbè, non ci sono grossi difetti di carrozzeria. Qua, vedi, andrà risistemato, perché ovviamente gli specchietti sono sempre un po' sciupacchiati. Però, vedi, come potete vedere, non ci sono graffi particolari qui davanti, vabbè, così. Comunque qua sotto anche questo verrà ritinteggiato. Le gomme sostituite, va bene, ovviamente sostituite. Questo che non funziona al movimento verrà sistemato. Questo aggeggino verrà rincollato perché vedi si sta staccando. Poi dulcis in fondo, questo che per adesso funziona. Funziona per sì. Avanzare e abbassare. Vabbè, avanti e indietro va, però non va in su e in giù. Sostanzialmente in su e in giù non funziona questo tasto che va a ricollegare. Non fa il su. Non fa il su, va, andrà ricollegato. Poi il massaggiante lombare, cose, tutto va bene. Guarda, guarda come ha abbassato il sedile dietro. Proprio come, proprio qua, gli handicappati, in una maniera incredibile. E vedete l'alcantara in ottime condizioni, la pelle un po' da rilavare, sistemare, perché è un po' sporca. C'è anche il gecko, Gordon Gecko lì. E dentro fra un fresco buono, ma probabilmente va ricaricato un po' il condizionatore d'aria. Comunque i sedili dietro, come potete vedere, sono ottimi, in pelle alcantara, beige, molto eleganti. Qua è un po' da sporco, vedi, da ripulire. E sì, questo già l'ho detto. Anche un po' il bagagliage, il pallino, detto sporco. Sì, il pallino che vabbè, no, questo, automatico. Questo non rimane su, su. Ok, è automatico, sì. Rimane un po' a mezz'aria, ma va bene. E questo video sarà dettagliatissimo. Facciamo proprio le cose alla zingaraccia e mettiamo l'acqua del giardino nei lavavetri, perché non c'è un goccio d'acqua nei lavavetri, sicché l'acqua deve andare nel giardino a motore acceso da veri manfani. Ma scende, questo è peggio di stato. Sì, lo so, ma è una cosa che noi facciamo così.
guarda, guarda, guarda che schifo, qua c'è tutti i nidi di insetti, cose. Comunque lui sta finendo di mettere l'acqua per il tergicristallo invece che mettere il cazzo di... Allora, il convoglio è partito, sono 3-4 macchine che stiamo andando per i documenti a firmare le cose. E quindi è la prima volta su strada del Q7 S-Line da zero a mito. Stiamo andando in un'agenzia non troppo specificata qua. Però le prime impressioni sono che gli interni sono silenziosissimi. Si sente un leggero rombo quando lui scarica la potenza ai bassi. E vedi, il volante è buono, gli interni sono buoni, tranne che qua tutto mangiato, sciupato, vedi che schifo. Però lui metterà una di quelle pettorine da zingaro, il finto carbonio di plastica adesive, che coprirà tutta questa parte perché fa schifo, tutto mangiato, orribile. Per la sotto rubrica la roba cinese, siamo qui a uno dei più grandi cinesi d'Italia, che è un posto enorme, pazzesco. Si chiama Chang Chin Chang Cina. E andremo a comprare questi LED. Questo, tutte cosine per fare i cosi bianchi, come avete visto poco fa nel video, nella puntata precedente, il Crossfire che abbiamo tolto. Però siccome il Q7 c'ha degli altri attacchi, prenderemo, vedi, questo con Cambus. Questo lì che costa una bezza di 3,50-2,99, prima costavano 19-20 euro. Sì, peccato che quello lì. Ah, è LED a Cambus anche questo. No, questo non ha il Cambus. Questi non hanno. Ah sì, questo è il Cambus. Sì. Cambus, perché sennò praticamente nella vostra macchina si accenderà una spia. Una spia che vi segnalerà che lampeggiando che la vostra centralina, la vostra cosa non è regolare. La vostra lucina che avete montato non è regolare. Quindi se pigliate una come questa col Cambus, dov'è questo qui tipo, no? Che c'è scritto cose, vedi? Ora non so quale, bisogna vedere bene. Basta ci sia scritto Cambus, lo prende lui. Allora a quel punto sarà regolare per la macchina. Sulle note di chi erano questi, non lo sai? I Leflink. Certo. Ah, sì, la musica siamo come l'acqua e l'olio. Questo è Reason Rewind dei Cardigans. Lavavetri. Allora, lista della spesa. Pulisci sedili, lavavetri, pasta abrasiva, LED di posizioni, che in teoria me ne servirebbero 4. Già, ma piano anche tu, vai. Fila. 8 euro per uno. Vai, vai. Andiamo. Prendi e spagli alla stragrande. Passo Dominord. Change my mind. Ultra. Quindi praticamente sono 50 euro di spesa per adesso di queste cazzate. Ma è ed è solo l'inizio. Dopo la bellezza di 2-3 anni, forse anche 4 anni, siamo tornati al Nenni di Viale Nenni a Firenze, per fare un lavaggio di 50 euro, udite, oggi un lavaggio di 50 euro in gettoni d'oro, che faremo con queste macchine ultima generazione, vedete alle mie spalle, sono macchine che costano 350.000 euro l'una, forse di più, e vedi, quadro elettrico, tutte cose, adesso lui sborserà 50 euro, sì, 15, ma ne fai più di una, quindi e faremo tipo 3-4 lavaggi da 15, questo qua. Per 4 volte, ora guardo, non credo. E dei 14 minuti l'uno, quindi staremo un'ora e mezzo qui. Ma che uno, ne fai 5? Ah, 5, certo. 5, uno alla volta. Prima questo, 5 per oro, tutto. Esatto. Base non si fa base proprio perché è troppo di. Esatto, si fa. Io infatti lo cancellerei per scrivere. Quello più caro, solo quello più caro e basta. Quello questo. Più caro. Sì. O questo. No, la direzione, esatto. Questo. Io faccio questo. Esatto, perché praticamente a forza di lavare si spezza tutto, antenne, specchietti, cose, da quante volte lo laveremo. E quindi fai quello. Vai, e ci vediamo dopo agli aggiornamenti mentre lava la macchina, vai. Poi dopo bisogna fare il lavaggio degli interni. Cose, vedi, cassa continua. Qui praticamente c'è un milione di euro dietro. Come si fa a pensare a attaccare? Andrebbe arrestato l'Expo. Che ha rovinato una macchina mettendo questo adesivo. Un adesivo bimba a bordo. Sì, l'ho già fatto vedere. Almeno che non c'è un buco di una K47. Per non farsi mancare nulla, prima del lavaggio normale, cosa bisogna fare per rovinare una macchina? Il lavaggio del motore. Lavaggio del motore interno assolutamente vietato in queste strutture, cose. Solo auto, vedi, vietato. Solo auto, c'è scritto. E lui fa il lavaggio del motore che ha appena fatto. Anzi, no, sta facendo adesso. Quindi spostiamoci. Vai, vai, spruzza dove c'è la batteria. Dove c'è la batteria? Dove c'è i contatti? Vai, vai! Vedi, prima era praticamente un merdaio. Vedi quanta acqua sta sgorando lì, così.
E adesso lui fa un bel lavaggio del motore solo per rovinare, come si rovina, proprio bobine, turbine, cose, tutto, vedi, vedi? Proprio accurato, Quindi 10-15 gettoni solo per lavare il motore, praticamente. E però alla fine viene esteticamente, viene bello, vedi? Allora, questi sono solo per il lavaggio, solo no, questi. Ora trovo gli spiccioli quelli per i barboni, dovrebbero essere questi. Questi, okay. Questi che sono pezzi abbastanza grossi. Sì, ma te butti tutto, poi quanto dura? Dura, è automatico. Vabbè, sì, allora automatico. Butto un paio di questi verdi. Sì, sì. Vai, forse. 50 l'ho già presi, giusto? Sì. Allora io butto anche un vabbè, per cominciare si mette un sessantino. Sessantino, 65, vai. Questi me li tengo dopo per dargli a quel barbone della chiesa. Ok, vai, programma 5. Più caro qual è? 5, 5. Buon. Che bisogna pagarne uno per volta, abbiamo scoperto. Ok. Quindi dopo un'ora di tentativi praticamente ha incollato due gettoni questa macchinetta perché non funziona proprio. Vedi, non dà segni di vita, non c'è il LED acceso, lui comunque ha buttato 2 euro per nulla perché la macchinetta non funziona. Però abbiamo comunque provveduto a fare un'aspirazione lavaggio la meglio e peggio. E adesso andremo in carrozzeria, officina, per sistemare il sedile, che come vedete è sfondato in basso, e per finire la lucidatura lavaggio. Siamo appena arrivati al paradiso dei rottami. La macchina è stata rodata, funziona bene, gira bene, è stata appena lavata, ma ora lui o track si divertirà a insozzargliela. Sì, poi dice di me, guarda. Ci vediamo ai prossimi aggiornamenti dell'estetica. Non l'abbiamo visto prima. Questo bel graffione qua di qualche bastardo con la chiave, gliel'ha appena fatto e che continua anche qui. Quindi, cosa fanno? Uno c'è una minchia grossa qua, mia, ha visto qua solo l'Audi anche qua, guarda, invece piccolino. No, io anch'io devo fare così, vedi? Vedi? Allora praticamente con lo spray apposta inculato appena ora al paradiso dei rottami, abbassa la musica per il copyright e facciamo tutto il discorso della pulita. Ora ce l'ho moscia, quindi centimetro per centimetro per centimetro la pulizia degli interni, vedi, con tutta la schiuma quella lì leva ogni batterio presente da Chernobyl in poi. Un negro, vedi, poi dentro tutto, come vedete i negri sono poveri, non se la possono permettere. Allora, come vedete, quella schiuma attiva lui la usa per ogni singolo angolo, per carrozzeria, gomme, interni, esterni, come si chiamano queste gomme, guarnizioni qui, che erano tutte sporche, cose, vedi? Invece con quello è tornato tutto pulito, quasi. Qui ne ha spruzzato un litro, qui uguale, dopo 10 lavaggi non è andato via, è ancora rimasto il sudicio della sabbia. Questi zengheracci. Così spruzzi questa roba bianca, schifosa tipo Babbo Natale, e poi ci passi lo Scottex anni 90 per pulire tutto, vedi? E dall'ercio scoso che era torna bello nero come appena comprato dal concessionario Audi Firenze. Vedi, bello? Così. È bello. Allora, praticamente continua il problema numero uno risolto. Si trattava del sedile che praticamente non andava né avanti, quello lì che vedevate indietro, inclinato, vedi ora come si muove, giù figo, né tutto. Su, ora invece va su e giù, su e giù. Era praticamente una saldatura partita nel sistema, nel lì. Sistema di centralina. Comunque adesso non si vede ora, più a trippone romano. Esatto, mi toccava stare tutto inclinato indietro, adesso tutto inclinato in avanti. Invece adesso tutto, quindi primo problema è sistemato. Adesso il prossimo step è la carrozzeria. La carrozzeria e le barre. Cosa stai facendo adesso? Abbiamo appena applicato una pellicola in carboceramica look. Vedi che differenza tra adesso e quando eravamo al garage di sotto il San Donato come dei disperati, era tutto, vedi, tutto perfetto, la pistola phon, questo non è un phon per asciugarsi i capelli, bensì è un phon che spara aria caldissima ad elevata pressione. Adesso lui praticamente ha messo un adesivo, non si capisce bene cosa. Qui non si vede, accendi la luce? Non ce l'ho. Ah, il carbonio, un tondino di carbonio praticamente lui ha incollato qui perché era tutto sciupato, però ora manca ancora da fare tutta questa parte. Guarda che schifo qua, questo è proprio da pezzenti, da disperato. Questo ci siamo dimenticati di metterci l'attac sotto. Come l'attac sotto? Hai messo così alla cazzo? No, l'ho messo con la colla sua che durerà. Dai, assurdo. Poco, però.
Vabbè. Ah, poi quanta roba qua, tutta. Questo sarebbe l'adesivo da appiccicare? Infatti non va bene questo. Questo no, sì, no. Questo sì, questo è corretto, questo è giusto. Allora, praticamente stiamo preparando la lucidatrice con il supporto nuovo, vedi Ganzo, per fare proprio un lavoro professionale a questi fari che sono già tutti stati preparati con un preimpasto. Questo sarebbe garrino di pechinese, garrino pechinese o garrino. Questo era quello che ha fatto storia, è un ricordo River dalla River a oggi. Comunque. Fai la ripresa anche mentre prendi i pezzi in macchina. Vai. Che prendi i pezzi in macchina? Sì, la spugnetta. Ah. Allora, praticamente, vedi, qui è tutto sgarrinato. E adesso la spugnetta, andremo a prendere una spugnetta nuova, anni 2000, questa qua. Vedi, comprata all'Unieuro. Anzi, no, dove la comprata, non si sa, tieni. Sì, ma se non ci appicci questa sotto è inutile. Ah, ma cazzo. Ma sto facendo il video, non posso fare 3000 cose. Se no, scusa, non ha senso. Non ha senso questa. Questa però la dovresti bagnare come fa Air China, con un po' di spruzzo di acqua. Sì, sì, e te ne fotti, bagna, fai tutto così. Si bagna. Fai tutto così come viene, ora viene. Si bagna. Ora si bagna. Ma usa un po' del tuo sudore, che vedi quello no, è acido. Allora, vedi cosa vuol dire con i materiali nuovi di rivalsa? Come si dice, materiale di rivalsa? Praticamente tutto il faro, vedi, torna nuovo. Ora lo scotch l'hai messo proprio la cazzo di cane, che vola via, gentilmente. Però guarda, guarda la differenza, vedi, tra questo e questo. Tutto un altro modo di vedere le cose. L'hai messa un po' d'acqua nel cuscino? Ma come peggio? Devi solo spruzzare un pochino, un minimo per umidire, non bagnare. Vedi che non sai un cazzo. Hai messo il polish giusto? Che ti ha fatto? Ho bruciato il faro. Vedi, te l'avevo detto di mettere l'acqua. Te l'avevo detto. Vedi, questi sono gli errori e vengono fuori. Ora però in qualche modo si risolverà. Però vedi, a forza di strusciare con la cosa senza acqua, vedi, questi sono i problemi che vengono fuori. Infatti è rovente se lo tocchi. Qui, ora me lo levi quello. Ecco, vediamo Raffa che sta rimediando al danno. In maniera... In maniera più esperta, teoricamente si dovrebbe riuscire a rimediare agli errori suoi. Dopo ore e ore di lavoro, di sudore, continua la lucidatura totale della carrozzeria. Quindi praticamente sono circa 200 euro risparmiate. Ora lui deve salire sopra per arrivare sul tetto. Ah no, perché lucidi solo i portabarre, eh? Le barre lucidi e basta. Sto lucidando le barre. Sto lucidando le barre. Mentre lui continua a lucidare così, vediamo qui il davanti. Il massimo che abbiamo potuto fare è questo. Diciamo che sono rimasti un po' dei segni, ma non tantissimo, vedi qua e qua, e questi non vanno più via. Faccio vedere un pochino meglio, vedi. Quindi altri 300 euro di fanale pronte per essere spese. Le plastiche rimarranno in questo colore qua, che però ripigliano i nuovi cerchi, come potete vedere, i nuovi cerchi montati a gomme lucidate. No. Guarda che qui è, no, la cosa. Ma poi perché fa queste pause di mezz'ora? Perché nel frattempo... Ah, quello prega, quello... No, ma dirà qualche versetto quando... Porca madonna! Quando stanno zitti c'è qualche versetto. E poi ricomincia la canzone. Allora, stiamo andando a ritirare ora il cassetto, che c'è ancora gli scotch, vedi gli scotch lì, messi per sicurezza, per vedere come sono venuti i lavori ai fari. Praticamente è uguale a prima rimasto. No, vabbè, un po' meglio. Cioè. È rimasto sì. Allora, praticamente stiamo facendo dei test per scoprire che la batteria è giù. Tutti vogliono cambiare i motori di avviamento, bobine, cose, cazzi vari, mentre invece soltanto la batteria.
caricare si è visto che carica, l'alternatore funziona bene. Lui... questa batteria c'è il tema. Vogliamo prendere? Per non spendere 100 euro di batteria, arranca. Mettiamo la batteria. Camera, dai, fai portare quella scelta. E poi dulcis in fondo, la merdata che ha fatto il carrozzere avete visto poco fa, è questa. Lo vedi questo malloppo qui? Questo malloppo mulliciccoso che si usa anche per il push up dei cosi delle donne. Praticamente ha messo questo sperando di incollare la plastica, che in realtà non ha incollato proprio un cazzo, perché come vedete la plastica si è staccata via ed è finita a terra da qualche parte. Quindi quella colla di merda non è servita a nulla. E adesso dobbiamo prendere un'altra plastica e rimetterla, in qualche modo si farà. Andiamo in Audi per comprare appunto la plastica, i bottoncini di plastica per attaccare che erano partiti e la fascetta plasticosa lì per comprare se ce l'hanno, penso che ce l'abbiano. Allora, siamo arrivati con la macchina di servizio in mezzo a tutti questi Audi da 100.000 euro e alla service ufficiale per questo pezzettino della minchia, che costa 7-8 euro l'uno, ne deve comprare 10 per riattaccare la plastica, avete visto staccata prima. Questo è il centro Audi di Firenze, vedi? Adesso entriamo dentro all'accettazione, come sempre, come il nostro solito, e prendiamo il pezzo che manca, uno dei alcuni pezzi che manca. Vedete il lusso che c'è, questa è l'officina ufficiale, laggiù vedete una R8 in lavorazione, e qui a Firenze è un paese per, non è un paese per poveri. Albanese a me no. Lui gli arrivava quel coso che aveva. È un marocchino, io farò albanese. Senti, voglio due in sottofondo. Ora ci fa una lista degli interventi fatti. O track. Almeno c'è uno serio a guidare la macchina. Guarda, che scena che fa O track sul cussetto, guarda. Guarda lì, ragazzi. Allora, praticamente, ora abbiamo preso i pezzettini, avete visto prima l'autoricambio Audi, li metteremo lì per la plastica. E qui è stato preso filtro olio, filtro abitacolo, filtro Cristi e filtro Madonne, per rinnovare un po' tutte le cose, le componenti. E sarebbe questa roba che loro hanno già montato, scordandosi la guarnizione di gomma, ma dettagli. Quindi queste scatole qui, così, c'erano tutti i filtri. Questo però ancora non l'ha messo. Vedi, questo se ne è dimenticato. Allora, praticamente sono state staccate la mascherina trasparente per cambiare OLED, però sta venendo un lavoro di merda. E non si voleva dire nulla, guardate bene chi lo sta facendo, così almeno la prossima volta non ci saranno storie su chi lavora sulle macchine. Esatto. Che fa lui, è per quello che lampeggia il LED, lampeggia da fare schifo e praticamente sembra una lucciola spiaccicata. Come bollente, il LED mi ha bolle. Ci scalda molto. Strano. Comunque abbiamo staccato questo pezzo qui anni 70. Per... Ma com'è così caldo? Dice che fa caldo perché siamo a luglio. Non è che è caldo. È caldo perché che... te metti la lampadina logicamente farà caldo, no? È normale, cioè il contatto, vedi adesso. Non metti entrato troppo in costo. Mettila in bocca. Ma come se fulminate? L'ha comprato l'altro ieri, che cazzo dici? Ma è il voltaggio giusto? Un altro danno effettuato. Vabbè, altri 50 euro l'ho buttato via. Mettilo per bene. Ma sei fulminato? Quello che sta facendo i video è una gran testa di minchia, perché rompe solo i coglioni. È buono solo a parlare male di quegli altri. Non sa riconoscere un... Ora ve lo faccio vedere come si veste, però. Guardate che faccia viscera è questa, guardate con che scintilla va a giro. Orizzontale. Ah no, se lo fa verticale non lo. Vabbè, comunque per intendersi, adesso Track sta cambiando il coso. Rompendo la lampadina. Sta rompendo la lampadina, ma sta cambiando il filtro abitacolo, vedi? Certo. Neanche China lo farebbe. Però spruzzando fumo di sigaretto comunque. Quindi. Vai, spruzzami. Tanto non è mio. Esatto, vai, fumagli dentro a dritto. E quindi lì sotto, vedi, in un posto così ammascato. Trova il filtro abitacolo. Sì, ma questa musica è terribile. Allora, praticamente questo è un filtro bianco. Sono 60 anni. Che ne sa di poliuretano espanso anni 80. Ancora si fa il cazzo la testa. Esatto. Come si mette? Terapia da fuoco. Terapia da fuoco. Terapia da fuoco. Vedi, si infila così a garganella. Garganella su. Esatto.
Vedi come sta tipo ascensore del NASA? Vedi come entra figo proprio? Perché tutto sta nel saperlo mettere. Vedi. alle cose femminili bisogna saperlo mettere. Questo è il Q7 di una figa. Esatto. Abbiamo messo la batteria in carica, in test. Vediamo che la salute della batteria è al 90%, prima era più bassa, quindi non so se è una cosa che carica questa oppure no, non sappiamo. Comunque la batteria è sempre in buone condizioni, e per chi non lo sapesse, la batteria in questi tromboni di auto si trova qui, praticamente sotto il sedile anteriore guida, vedi? C'è questo spazio enorme di 50 cm per 20, questa è la mascherina, e te per trovare la batteria nell'Audi Q7 bisogna tirare in su tipo ribaltabile il sedile anteriore e si accede al vano batteria, vedi Ganzo? E io questa cazzata non la sapevo, è ganzissimo, l'ho scoperto adesso. Vedi? Quindi, le attività fatte di recente alla macchina. Allora, è stato ripristinato il cerchio in lega. Stavolta con un colore fatto da lui. Ma senza spezzare il zoom, perché poi si vede fatto. E come? Il retroscena è quello, eh. A parte che non si vede, non lo sto riconoscendo. Ma bene, l'ho fatto bene. Va bene, per trovare canna di fuoriuscita, vedi, non si vede che era qui. Sì, era lì un cazzo. Tutto passava con pasta. Di là, se non si vede abrasiva, bene. Leggera, grana medio fine, poi polish e poi cera finale e ora brilla come una stella cometa al buio di Natale. Purtroppo non si vede perché c'è troppo riflesso. Non si vede perché invece di comprare la GoPro da 700 euro tostini a fallo. Il cellulare Nokia del 91. Nokia del 91. Poi sono stati messi i cerchi da 20, questi sono notato. Questi sono visti l'altra volta più di una è volta. È stato ripristinato con cromatina da scarpe cinegra. Guardate come, vediamo se riesco ad avvicinare. Cromatina da scarpe cinegra. Ecco, forse guarda, praticamente è perfetto. Sembra uscito ora da Audi, concessionario Italia, dove siamo stati ieri a far vedere. Una cosa qua, questo è rimasto. Questo è rimasto qui. Bisogna prendere il colore. E qui anche, se vedi? Farsi fare il colore, manca gli ultimi ritocchini mignon che non vedrebbe nessuno, però per il poi resto. È stata lavata e igienizzata agli interni. Sull'alcantara. È stato messo il tappetino di gomma. C'era tutti i peli di fica. Non si vede. Ma di cane. Di fia di cane. E quindi è stata pulita. E poi il tappetino. Fai vedere. Il tappetino. Questo che cazzo è? Ah, questo è lucida gomma e lucida cruscotto. Quello da zingaro proprio del cinese, anche questo. Certo. Costa 1,50 euro. Che fa il suo sporco lavoro. Possiamo permetterci di comprare la macchina da 40.000. 40.000, perché ricordiamo, questa è il 2016. Vedi? Non è che è una cazzata, c'è scritto nella targa. Se c'è scritto nella targa. E poi però compriamo lo spruzzino dal cinese. Capito qual è lei il discorso? Cambio dell'olio. Cambio del filtro gasolio, cambio del filtro olio. Però ho fatto vedere la batteria abitato, nuova, che i nostri utenti non lo sanno, ma ieri ho fatto vedere che il sedile ribaltabile si trova lì sotto la batteria. C'è ma non c'è. Quindi c'è una batteria nuova da che enorme, larga un metro e mezzo per due. Tagliandino del sedile, l'olio nuovo. L'olio novello. È un Bardal 530. Quello più caro di tutti in assoluto. La Bardal. Ricordiamo che stiamo parlando della mia macchina. Poi è stato ripristinato lo specchietto, tutto funzionante, così. C'è la fanali e il cofano, i fanali, vedi? Fanali qui, anche qui abbiamo risolto dentro il problema che c'era. Perché guardami qui, aspetta, guardami. Che buca la buzza di Raffaele. Guardate la buzza di Raffaele, giù. Tutto per questa quelli, è la carretta, vedi la carretta. Tutti per quegli abitanti. No, siamo qui ancora 124 video scorso, sempre. 124 America. Sì, certo. Vabbè, però sostanzialmente il video dell'Audi, il Audi da zero amico.